Sì, è molto differente rispetto all'anno scorso, dove sapevamo che dovevamo vincere alcune partite, nonostante nessuno ci dicesse niente, però era la nostra portata. Quest'anno è un po' difficile. Dobbiamo crearci degli obiettivi anche... Ecco, quali potrebbero essere proprio gli obiettivi di questa squadra? Ma io l'ho detto prima della partita, perché giocare senza per niente l'obiettivo ti porta a essere superficiale. Dovremmo trovare una speciale classifica per noi, sicuramente dare molto valore alle statistiche che io presenterò nella settimana successiva, per capire appunto le percentuali di realizzazioni, palle perse, e sicuramente anche dal punto di vista dello score. Tipo oggi noi a un certo momento ci siamo dati un obiettivo di riuscire a stare in partita, di non e questo può essere qualcosa di avvicinabile. Ripeto, è un po' difficile, però i ragazzi sono tranquilli, sono contentissimi di fare questo campionato, perché per loro già è un premio, lo onoreranno al massimo perché sono seri. Dal punto di vista della crescita, invece, su cosa lavorerà soprattutto Trillini quest'anno? Sulla tecnica, sul fisico, sull'agonismo, su cosa? Su queste due cose sicuramente, perché adesso è il secondo anno per molti di loro, per alcuni sarà il primo anno perché alcuni saranno sostituiti, ma ora il focus sarà sulla tecnica individuale, su lavorare sui propri difetti, insomma, perché alla fine di questo anno dovranno essere, dal punto di vista tecnico e fisico, più completi possibile e a disposizione di tutte le squadre di Serie A, spero. È stato un bel tour de force comunque, insomma, per questo gruppo, che è iniziato ad agosto, si è fermato praticamente soltanto una settimana prima di iniziare questo campionato, perché fino a Ferragosto praticamente hanno giocato questi ragazzi, quindi un vero e proprio tour de force quest'anno. Sì, per tutti noi è stata lunghissima l'estate, ma ricca di esperienze. Anche da certi punti di vista molto stressante, perché abbiamo perso sempre con questa squadra, per cui è veramente difficile poi capire quali sono i nostri limiti e quali sono invece le virtù degli altri, perché a volte si può giudicare il miglioramento o le capacità tecniche e fisiche di un giocatore, ma bisogna capire anche qual è il metro di valutazione. Il metro era non la nostra portata, perché abbiamo visto un campionato europeo di altissimo livello e quindi era dura sopportare appunto queste sconfitte e trovare il dritto. Si deve lasciare alle spalle, dare sempre il 100%, lavorare seriamente e basta. Mister Reale, era importante cominciare bene, insomma, questa avventura nella Serie A Gold, e inizia bene per l'Albatro. Sì. È iniziata sotto i migliori auspici, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto organizzata. Devo fare i complimenti alla squadra della nazionale giovanile, sono veramente preparati. Noi siamo venuti qui con un po' di timore, non per affrontare questa squadra, ma perché abbiamo due o tre giocatori che non erano al meglio. Due sono rimasti a Siracusa, uno è venuto qui ma non l'abbiamo fatto giocare, perché poi come si è voluta la partita. Sono molto contento, anche se devo tirare un po' le orecchie, perché alla fine hanno lasciato un po', si sono un po' rilassati, e non deve accadere. Dal più 12 per intenderci, insomma, dagli ultimi 5 minuti al più 5 finale. Sì, ma non è dal più 12, si può arrivare al più 4, più 5, ma è il come, un po' di rilassatezza, e non si deve fare, perché ogni gol in più è, per la classifica, ha un valore. Poi se avessero fatto qualcosa di in più la squadra, insomma, la rappresentativa, no, abbiamo fatto qualcosa di meno noi e non mi è piaciuto. Che tipo di campionato si aspetta dalla sua formazione? Guarda, noi puntiamo a entrare fra le prime 8 della Coppa Italia, e questo è già il primo obiettivo. L'altro è di fare una salvezza tranquilla per costruire qualcosa di importante per il futuro. Questa esperienza del Campus Italia proiettato nella Serie A Gold, come la vede come esperienza? Lei già ne ha parlato bene, mi sembra aver capito. Sì, sono. So che stanno da 2 anni qui, si vede che sono preparati come atleti, è una bella esperienza. Forse dovrebbero avere qualche giocatore un po' più di esperienza, però l'obiettivo è di farli crescere, e Riccardo sicuramente sa come fare.
De Ruvo, insomma, primo assaggio di Serie A Gold per il Campus Italia, insomma, la differenza tra un campionato di Serie A 2 e un massimo campionato effettivamente si vede, no? Sì, la differenza si sente, però comunque noi abbiamo giocato bene, ce l'abbiamo messa tutta. E noi non facciamo differenza tra un campionato di A2 e un campionato di A1, una partita è sempre una partita e noi scendiamo in campo con la giusta mentalità come una partita normale, non è differente A1 e A2, però noi scendiamo con la stessa mentalità. È una buona occasione anche per mettersi in luce, insomma, del panorama nazionale, anche di fronte a squadre che puntano lo scudetto, per voi questa l'esperienza di quest'anno? Sì, è un'ottima vetrina per noi ragazzi e comunque dopo che abbiamo affrontato questo europeo, che è stata sicuramente un'altra ottima vetrina, ora ci aspetta un grandissimo campionato di A1 che ci metterà in mostra con squadre che lotteranno per lo scudetto. Gianluca Vinci, l'Albatro comincia con il passo giusto, insomma, conquista i primi punti in questa Serie A Gold, insomma un primo tassello è stato messo questa sera. Sicuramente sì, sapevamo che venire qua non è facile perché comunque loro sono tutti giovani, sono tutti bravi e soprattutto corrono, danno del filo da torcere. Infatti il punteggio dice abbiamo vinto solo di 5. Però per noi oggi era importante rompere il ghiaccio, è andata bene, ci prendiamo 2 punti, vincere la prima giornata fa sempre bene, quindi siamo contenti noi. L'anno scorso fu un'annata piuttosto sofferta, salvezza e play-out, quest'anno gli auspici quali sono, insomma, cosa vi aspettate da questo campionato? Sì, l'anno scorso ci siamo salvati, diciamo, per il rotto della cuffia quasi. Gara 3 di semifinale. Gara 3 alla fine, sì, io fra parentesi non c'ero nemmeno, quindi... No, quest'anno puntiamo a fare un campionato tranquillo, onestamente l'obiettivo primario che abbiamo è quello di provare a entrare in Coppa Italia, che secondo me è una cosa che possiamo riuscire a fare, vediamo che succede, poi dopo ci proviamo a divertire.